Era una giornata piuttosto plumbea, tipo quella di oggi. E forse per questo che mi è ritornato in mente questo episodio. Mi trovavo nella zona di Piazzale Clodio, dove è il tribunale per chi conosce Roma. È una zona ricca di uffici. E quindi la mattina lì il traffico è caotico, ma non solo quello dei veicoli, anche quello pedonale. Moltissime persone che vanno, che vengono. Indaffarati. Era un periodo difficile per me, un periodo di grande confusione interiore. Non sapevo bene cosa fare, adesso non vi racconterò lo specifico, però sicuramente avevo bisogno di conforto, di aiuto, di stimolo. E mi ricordo che a modo mio, perché io non prego, diciamo, nella maniera canonica, no? Ma io parlo con il Signore, o come volete definirlo voi, entità superiori. Come da amico ad amica. E mi ricordo che chiesi espressamente: ti prego, dammi una mano. Ti prego, aiutami. Fammi sentire che ci sei. Era una giornata piovosa, non pioveva forte, ma pioveva. Io ero in macchina in sosta, non mi ricordo cosa stessi aspettando, ma mi ricordo che il mio finestrino laterale, proprio perché pioveva, era abbassato di al massimo quattro dita. A un certo punto, tra la folla, non so perché, la mia attenzione viene focalizzata da un ragazzo. Da un ragazzo che ha un passo veloce e viene dritto nella mia direzione. In realtà io lo fisso, ma non ci penso perché continuo a formulare mentalmente la mia preghiera. Questo ragazzo, ad occhi bassi, comunque continua ad avvicinarsi alla mia auto, fino ad arrivare al finestrino aperto di quattro dita. Io mi giro, lo guardo perplessa, mi chiedo cosa voglia. E lui, senza proferire parola, mi porge un santino. Che tra le altre cose ho ancora un santino di Padre Pio. Rimango perplessa. In quel momento ho pensato che fosse proprio la risposta alla mia preghiera, ma mi sembra troppo, mi sembra troppo immediata come risposta. Quindi penso a un caso, a una coincidenza. Penso che sono quelle persone che girano con i santini cercando un'offerta. Quindi abbasso lo sguardo, la borsa è sul lato del passeggero e frugo per trovare il portafoglio e trovare qualche monetina da dare a questo ragazzo. Non lo so quanto è passato perché in realtà ero confusa, forse un paio di minuti. Alla fine riesco a trovare qualche spicciolo, mi giro verso il finestrino con le monete in mano. Il ragazzo non c'è più. In quel momento non sapevo se ridere, se piangere, che cosa stesse succedendo. Riguardavo il santino perché mi chiedevo se veramente era nelle mie mani, se me lo ero sognato, se era un sogno. Il caso. Molti di voi diranno un caso fortuito. Forse, può essere. Ma in quel momento io non l'ho interpretata così. L'ho interpretato come un messaggio forte e chiaro. Non importa che il santino fosse di Padre Pio o di qualsiasi altro santo. Il messaggio che a me personalmente è giunto, che ha risuonato nel mio cuore, è stato: non sei sola, siamo con te. Quello è stato il mio sentire. Vi ho raccontato questa esperienza perché ultimamente delle persone mi hanno chiesto il modo per metterli in contatto con il loro angelo custode. Non so se angelo custode sia il termine corretto. Io penso che siano entità spirituali superiori che ci sono vicine e che ci accompagnano per tutta la vita. E non credo che serva entrare in contatto con loro, perché loro già ci sono.
se poi vogliamo percepirli, allora questo sì, questo è diverso. Sono profondamente convinta che loro appartengano a una dimensione spirituale più elevata della nostra. E sono fermamente convinta che queste energie spirituali, chiamiamoli angeli, chiamiamoli i nostri cari persi che ci sono vicini, non importa, hanno delle vibrazioni d'amore talmente potenti che è difficile che noi possiamo aspirare a vibrare in quel modo. Ma sono convinta, perché almeno io così ho fatto, che quando noi vibriamo alla frequenza dell'amore, a quello sincero, il nostro cuore si apre e percepisce cose. Quando ho conosciuto Simone, qualcuno di voi sorriderà, il mio angelo custode, ho fatto una cosa molto semplice. Prima di dormire ho pensato al mio angelo, ho pensato se ci sei, fatti sentire. Se ci sei, dimmi chi sei, dimmi il tuo nome. Nel mio cuore io ho provato una gioia immensa. Ed era una gioia vera, era una gioia pura. Durante il sonno ho sognato questo nome. E nei giorni a venire questo nome, Simon, mi ha tormentato. Mi ricordo perfettamente che addirittura aprii un libro dove c'era scritto Monica e Simon. Una pagina a caso. Rendetevi conto. Forse questo non fa una prova. Ma io ne sono convinta invece. Forse mi fa bene crederci. Ma alla fine cosa cambia? In sostanza, se voi entrate in un certo tipo di energia, vi connettete a un certo tipo di energia, percepirete quel certo tipo di energia. Chiedete aiuto ai vostri angeli perché loro sono lì per aiutarvi. Non importa che li percepiate o no, non è questo il punto. Ma se veramente avete voglia di percepirli, si può fare. Rimanete in ascolto con il cuore aperto. E soprattutto con l'amore dentro. L'amore deve dominarvi. Immaginatelo il vostro angelo, immaginate che sia vicino a voi, che vi accarezzi, perché è vicino a voi. Ripeto, possiamo non chiamarli angeli, possiamo chiamarli entità spirituali, entità superiori, non importa. Connettetevi alle forze invisibili, che poi ritengo che tanto invisibili non sono. Forse mi sono dilungata un po' troppo, spero di non avervi annoiato. Se amate questo tipo di argomenti, lo tratterò ancora, magari in maniera meno astratta e più concreta. Intanto, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale se ne avete voglia, se avete voglia di conoscermi. Io di conoscere voi sì, ne ho tanta voglia. E lasciatemi un bel like di supporto. Ci vediamo al prossimo video.